storia. Beni culturali ed artistici delle chiese di Turingia e Laconia. Programma a cura di Tempo Film. Ora parliamo di un'altra chiesa, la chiesa della Vergine Maria della Torre di Mezzapraia. Questa località è oggi chiamata comunemente Torrazzo e si trova nella parte meridionale nella costa del comune di Turingia, vicino al confine con il comune di Pizzo. Abbiamo dunque notizie sull'epoca di erezione della chiesa? Vale per questa chiesa quello che abbiamo detto per quella del fondaco del Tico. Si è stata affondata dai Ruffo e posteriore il 12 dicembre 1691. Anche in questo caso dobbiamo porci la domanda, perché questa chiesa? In un posto per di più che oggi è totalmente disabitato. Insomma, abbiamo notizie dell'insediamento umano presso la torre di Mezzapraia? Una notizia indiretta relativa al periodo più antico, prima cioè della torre, ci viene data da un privilegio rilasciato da un creatore Federico II il 27 dicembre 1225. In questo documento è ricordata la pesca del tonno, praticata nel mare tra Rocca Angitola e Laconia. Su questa pesca i monaci cistercensi dell'abbazia di Corazzo avevano ottenuto dall'imperatore Svevo il diritto di companaggio, una specie di prelievo inizialmente natura. Fino a quando rimase in funzione la tonnara di Laconia? Secondo la notizia fornita da un inventario delle entrate demaniali del feudo, la tonnara è attiva ancora nel secolo XV. In questo periodo anche all'Ordine dei Celestini era stato concesso un privilegio che consisteva nel diritto di prelevare 24 barili di tonno all'anno. Pensavamo che i coringhesi in passato fossero stati solo agricoltori ed artigiani ed invece abbiamo scoperto che erano anche pescatori. Sì, certo, la pesca era praticata specialmente dagli abitanti di Laconia, ma anche da quelli di Turingia. Verso la fine del secolo XVI, il frate polissinese Girolamo Maraviotti parla dell'abbondanza di sardi e tonni del mare di Laconia. Perché ad un certo punto fu costruita la torre? La minaccia delle scuderie turchesche si era aggravata tra 400 e 500. Fu così che si pensò alla costruzione di una serie di torri costiere di avvistamento e di segnalazione. Tra queste, dopo la metà del secolo XVI, fu costruita la torre di Mezzapraia. Chi provvedeva alla manutenzione della torre? Sì, certo. Dalla torre di Mezzapraia e alla torre dell'Amato provvedeva lo Stato di Maira. All'interno del feudo, comunque, la prima venne affidata dal Parlamento medano all'università, allora così si chiamavano i comuni, di Turingia e Laconia, perché erano i centri più vicini. Altre notizie sulla cappella? Sappiamo che è stata visitata nel 1761 da Monsignor Romano, il quale vista anche le cappelle rurali di Laconia, quelle di Santa Maria delle Grazie e quelle del fondaco del Tico. Dagli atti di quella vista sappiamo che la chiesa era di us patronato di Ruffo. Sappiamo altro su questa cappella? Tramite gli studi del Parisi sappiamo che la cappella trova posto l'elenco di chiese e cappelle di Turingia nel 1700. Quando si celebrava questa chiesa? La messa veniva celebrata dal 25 aprile fino a tutto giugno. Di conseguenza possiamo concludere che l'insediamento di Torre Mezzapraia era temporaneo. Altre notizie? Anche il Bonello afferma che in questa cappella veniva celebrata la messa festiva da un sacerdote mandato dall'arcipete di Laconia nel periodo in cui si svolgeva la festa del tonno.
Anche lui afferma, inoltre, che la cappella era stata eretta dal principe Duccio e che il vescovo di Nicastro aveva diritto di un torno all'anno che veniva portato nelle percorse di Nicastro a seguito dello stesso Duccio.